Grazie Presidente. Io credo di aver fatto nel mio intervento un intervento puntuale, specifico sulla delibera e non su tutto quello che c'è intorno. Quindi, allora vorrei chiarire in questa dichiarazione di voto alcuni concetti che evidentemente non ho espresso in modo abbastanza chiaro. Allora, innanzitutto c'è un problema di carattere tecnico, vale a dire nella definizione di una riduzione della tariffa bisogna capire a chi bisogna far pagare quella differenza. Vale a dire, se io alla categoria A applico una detrazione del 50% e quella detrazione del 50% pesa X migliaia di euro, quelle X migliaia di euro le devo attribuire come pagamento ad altre categorie. Quindi devo aumentare la tariffa a carico di altre categorie. Questa è la prima critica dal punto di vista tecnico ed è chiaramente espressa nei pareri che sono stati espressi, vale a dire sul principio nulla da dire, perché ovviamente non è compito né degli uffici né della ragioneria definire quelli che sono i criteri di distribuzione della tariffa, ma la raccomandazione di trovare le coperture affinché la tariffa nella sua complessità e completezza sia comunque garantita in termini di importo generale, e questa è la prima osservazione. La seconda osservazione, che ho cercato di spiegare con una metafora di tipo farmaceutico, vale rispetto alla capacità di un intervento di questo tipo di andare a risolvere il problema assolutamente condivisibile di alcune categorie che sono in crisi. Allora, una libreria, signori, per essere salvata dalla crisi deve poter vendere libri, non pagare meno immondizie per le immondizie. Ok, quindi è proprio un altro tipo l'intervento che bisogna fare. E vado a conclusione, motivare ovviamente il voto contrario della maggioranza, ed è l'ultimo punto che è critico, che le categorie in crisi, e questo è anche stato motivato da uno dei municipi che ha espresso parere non favorevole, le categorie in crisi sono tante e rivolgersi solamente a due di queste è un atto discriminatorio che va visto in un contesto più ampio e in una discussione più ampia che può essere fatta nelle sedi opportune quando è il momento. Quindi questo è sicuramente un provvedimento che non può trovare accoglienza. Grazie.